Buonasera a tutti, sono Francesco Staccioli, dell'Unione Sindacale di Base del Lazio e l'argomento che è stato toccato nell'introduzione è un argomento importante, cioè quello dei riflessi dei piani industriali e delle politiche delle aziende municipali, ex municipalizzate, cioè l'ATAC, e dei problemi della mobilità che non sono stati mai risolti, delle politiche che ancora sostengono una mobilità privata che è diventata nei fatti insostenibile. È uno degli argomenti centrali, credo, del Consiglio metropolitano per sua natura, come luogo di confluenza di bisogni da elaborare per cercare risposte. Chiaro che il sindacato, in questo caso l'unico sindacato che si è opposto a questo piano industriale presente in ATAC, quindi che ha sceso in piazza assieme ai movimenti contro Riccardo del biglietto che ricordiamo sempre, che viene giustificato perché dicono che da 9 anni non hanno aumentato il biglietto. Riteniamo che questo sia bisogna ricordare da quanto tempo è che non ci aumentano gli stipendi, così almeno forse facciamo un paio con il biglietto. Ma riteniamo soprattutto che questo arrivi nel momento più sbagliato, cioè nel momento in cui tutti i dati stanno dicendo che i cittadini romani, come in gran parte delle metropoli, stanno riscoprendo a causa dei costi, no, della benzina, il servizio pubblico, e quanto importante sia un servizio pubblico efficiente, democratico e anche solidale attraverso il costo del biglietto, in un momento di crisi come questo, di fortissima disoccupazione. Basta andare in regione il martedì quando riceve Fontana a vedere la fila di aziende che aprono le casse integrazioni in deroga, no? Per capire quanto sia devastante la crisi, l'impatto sui posti di lavoro. Proprio nel momento di questo tipo si riscopre che bisogna aumentare il biglietto, e in questo momento, insieme all'aumento del biglietto, di cui si è fatto carico il capo espiatorio, a quanto pare sta diventando il povero alemanno, si mette in piedi anche il disegno della superholding, quindi no, l'avvio della grande privatizzazione, che è ribaltata rispetto all'anno scorso, dove c'era l'idea di privatizzare ATAC e AMA, e invece sì, quest'anno è passata in pole position l'ACEA, ma comunque si avvia la stessa delibera anche il progetto di superholding, che nient'altro serve che preparare il piatto per far speculare i privati proprio sul momento in cui il servizio pubblico è diventa ancora più essenziale per i cittadini. Io ritengo allora che in questa sede, e vorrei passare poi la parola come primo intervento a Walter Sforzini, che è responsabile della struttura sindacale dell'ATAC, proprio per raccontare come si stanno svolgendo, l'aria che si respira. Io credo che in questo momento lo sforzo sindacato sta facendo è quello di sensibilizzare tutti i lavoratori coinvolti e non coinvolti sulla questione delle privatizzazioni, sulla questione dell'aumento del biglietto, sul fatto che i dissesti che vengono, sui quali facciamo i conti delle aziende, voglio dire in particolare ATAC e anche AMA, di centinaia di milioni di debito, di un deficit pesante, sono dovuti essenzialmente a una sproporzione enorme che si è accentuata all'ultima giunta di un nepotismo, un clientelismo, un parentalismo, dovrebbe dire, cioè praticamente sono entrati un fascistismo, perché sono entrati pure tutti, voglio dire, in un'area politica ben definita, che è ormai secondo noi insostenibile, intollerabile, vergognoso rispetto proprio della cittadinanza, in un momento dove c'è anche poca chiarezza politica, perché vediamo anche alcuni partiti politici che sono stati a capo delle privatizzazioni della centrale latte della CEA del 96, oggi si scoprono che la CEA guai a toccarla, che l'attacco alla giunta, quindi no, un terreno politico dal quale secondo me il Consiglio metropolitano giustamente dovrebbe tenersi bene alla larga e continuare invece sul terreno sociale questo delle idee. Quindi l'attività che stiamo cercando di fare è quella di portare i lavoratori, addirittura utilizzando piattaforme unitarie di altri sindacati. Lo sciopero della CEA è stato un banco di prova nel quale ci siamo trovati in qualche modo, proprio per la pesantezza dell'argomento e per la politicità dell'argomento, a affrontare lo sciopero unitario
preceduto da un'assemblea molto partecipata che ha portato di fatto 80% dell'adesione allo sciopero. È una manifestazione di circa 1.500 lavoratori su 4.000 coinvolti, che è un dato assolutamente rilevante. Bisogna però che su questi percorsi si facciano chiarezza, bisogna che questi percorsi ci siano ben chiari, perché il rischio di fare confusione è molto alto. Io credo che la città stia in un momento di inizio di fibrillazione che potrebbe presagire bene, nel senso potrebbe portare poche novità, ma potrebbe anche, se siamo bravi, se sappiamo lavorare nuovi di lavoro, se sappiamo essere presenti, cominciare a coniugare le lotte dei lavoratori a difesa del loro posto di lavoro e del loro stipendio con le lotte di una società che vuole una mobilità migliore, servizi pubblici migliori, contro anche la politica dei rifiuti, su cui apro una piccola parentesi. Poco è stato attaccato un amministratore delegato dell'AMA, non mi ricordo il nome. Il direttore generale, l'amministratore delegato, che ha sconfessato il ministro, che non è uno stinco di santo, Trivi, sulla faccenda dei... Ha detto un amministratore delegato ha pagato 300.000 euro l'anno, ha detto che non si può fare a Roma la raccolta differenziata. Io credo che questa sia un'ulteriore offesa alla città, vorrei dire, uno è pagato 100.000 euro per gestire la raccolta della connessa, deve essere in grado di dirmi in quanto tempo e quanti fondi e quanti lavoratori lui è in condizione di raccogliere la differenziata porta a porta in tutti i quartieri della città, come già si sta facendo in altre città italiane, non nel nord Europa sviluppate. E questi sono i personaggi contro i quali dobbiamo combattere, questi sono gli appetiti che dobbiamo combattere, questi sono gli stipendi che stanno affossando le nostre aziende, perché sono nostre e dobbiamo combattere. Quindi questo consiglio metropolitano, secondo me, si deve muovere per cominciare a elaborare anche piattaforme per cui ci rendiamo disponibili, quindi alla proposta ha fatto Gualtiero, per un libro bianco di proposte, di denunce e proposte per una mobilità migliore, per una raccolta di rifiuti migliore, per un servizio di trasporto pubblico migliore, per il mantenimento dell'acqua pubblica, e cominciamo a elaborare ulteriori iniziative sulla scorta di quella del 25, che è sembrata un'iniziativa assolutamente adeguata alla gravità di quello che sta accadendo oggi in città, e cominciamo a mettere sul piano comune i bisogni dei lavoratori, i bisogni dei cittadini, e trovare quello spazio dove camminare insieme. Grazie. Allora, io vorrei, non ho sentito l'introduzione, ma Gualtiero mi spiegava un po' le cose che ha detto. Io vorrei perdere qualche minuto sulla relazione che c'è tra i meccanismi legati al trasporto pubblico, e non solo, cioè alla gestione delle aziende municipalizzate e per cui a quelle oramai per come le chiamiamo i cosiddetti beni comuni, e i meccanismi di welfare. Se si coglie questo nesso, probabilmente si capisce anche perché molta parte della città, almeno dopo il 25, c'erano tante interviste sulle pagine dei giornali a utenti del mezzo di trasporto che dicevano con estrema chiarezza che l'aumento era inaccettabile, e lo dicevano non soltanto in relazione a come funziona il trasporto pubblico, ma lo dicevano anche in relazione alla capacità delle loro tasche, alla capacità di affrontare con i redditi attuali aumenti che diventano strumenti di vessazione. E questa storia del welfare è un po' la partita vera, cioè dentro questa città che si è disegnata sugli schemi prodotti dalla rendita immobiliare, per cui è una città che ha guardato molto a ricavare profitto dall'uso del territorio, per cui è entrata direttamente a gamba tesa rispetto al profilo urbanistico, per cui è intervenuta su un certo tipo di mobilità, è intervenuta su un certo tipo di urbanizzazione. Si è allargata a dismisura verso e fuori il raccordo anulare, ha costruito tanti centri commerciali, ma ha prodotto anche tanta precarietà. Potremmo dire che è inversamente proporzionale il rapporto tra
il profitto della rendita e l'aumento della precarietà. Cioè più la rendita fa guadagni e più la precarietà aumenta dentro questa città. Ma potremmo anche utilizzare un argomento più forte. L'Istat ha reso noti i dati di impermeabilizzazione del territorio. Sostanzialmente ha affermato, dai dati raccolti col censimento, che una regione grande come l'Emilia Romagna ormai in Italia è impermeabilizzata. Credo che c'entri qualcosa anche con gli effetti devastanti poi dei terremoti, questo tipo di meccanismo di cementificazione. Questo vuol dire che quei territori sono stati messi a valore in termini completi, cioè non è più possibile farci altro che costruirci sopra, non è possibile farli tornare a un utilizzo ambientalmente sostenibile, a meno che non arriva un terremoto e spiana tutto e riapre la questione. Ma l'altro dato interessante è che laddove c'è più cementificazione c'è anche più disoccupazione. Cioè, il cemento non ha portato dentro i luoghi dove è arrivato nuove attività, lavoro, reddito, eccetera. Anzi, ha portato devastazione ambientale e problemi di precarietà devastante. Allora, quando affrontiamo temi come l'aumento del biglietto, la dismissione del patrimonio, la privatizzazione di aziende come Acea e come AMA, sappiamo benissimo che quei meccanismi di realizzazione interverranno immediatamente sulle tasche degli abitanti di questa città e significa che interverranno direttamente ad aumentare la precarietà che c'è dentro questa città. La cosa più incredibile è che mentre avviene questo con un'amministrazione comunale traballante per questioni tutte interne alle compagini di potere, cioè la questione dei rifiuti è emblematica, lo scontro di potere che si sta sviluppando su quel tema è impressionante. E mentre avviene questo, l'amministrazione sta preparando il Stato Generale del Sociale. Cioè, il 26 e il 27 di giugno l'assessora Belviso, vice sindaco, e il gabinetto del sindaco stanno preparando gli stati generali del sociale per raccontare alla città un'idea di welfare che non c'è, perché per quanto noi sappiamo dentro questa città dagli operatori sociali fino a coloro che usufruiscono dei servizi, compreso il meccanismo dell'abitare, perché ormai la risoluzione del meccanismo abitativo sta tutto dentro un livello di sostegno sociale, non si parla più di case, si mettono nei residence, stanno parlando nuovamente di un bonus casa, eccetera, eccetera. Per cui credo che da questo punto di vista questa amministrazione non solo sta attaccando pesantemente il piano pubblico, cioè sta per fare cassa, sta costruendo, ma sta pure creando una condizione di costruzione, di possibile sostegno da parte del governo di questa ipotesi. E credo che il Stato Generale Sociale, dove sono invitati Fornero e Monti ad intervenire, oltre al Ministro Riccardi, credo che ci abbia questa funzione. Per cui immaginarci un percorso che mette in relazione ciò che sta avvenendo, le mobilitazioni che ci sono state sull'ATAC, le mobilitazioni che ci sono state su Acea, tutto ciò che sta avvenendo dentro questa città, anche sul terreno dei movimenti per il diritto all'abitare, gli studenti, la precarietà diffusa, deve cominciare a immaginare quella data come una data importante di mobilitazione. In che senso? Stiamo riunendoci da un po' di tempo, domani c'è un'altra riunione e si farà a Via Volturno, dentro il palazzo occupato a Via Volturno. Dentro questo percorso ci sono molte soggettività che affrontano le questioni del sociale, sono molti lavoratori, molti legati ai meccanismi delle tutele sociali, operatori, operatrici e quant'altro. Io credo che da questo punto di vista assumerlo come terreno di iniziativa che mette in relazione la questione delle privatizzazioni, il meccanismo delle cementificazioni, l'idea di una mobilità differente, un'idea di città diversa, messa in relazione direttamente con un'idea di welfare nuovamente affermato con forza attraverso una mobilitazione
potente, che sia in grado di portare anche una piattaforma e un'idea di città che noi abbiamo, sganciata completamente da meccanismi di natura elettorale. Cioè c'è un appuntamento da qui a un mese, non da qui a un anno, e che deve porre un problema serio a questa amministrazione. Se noi immaginiamo invece che la partita si risolve dentro un meccanismo di attesa e di cambio della guardia, temo, e chiudo su questo, che avremo delle forti delusioni. Noi in questo periodo stiamo marciando spesso fianco a fianco con il Partito Democratico, con CGL, CISL, UIL, UGL, di tutto e di più. La partita qual è? Siccome è importantissimo sconfiggere sul tema delle realizzazioni il sindaco, se viene anche lo stregone va bene. Io credo che questa cosa invece dentro uno spazio come questo deve essere approfondita e ragionata con attenzione. L'idea di costruire l'approfondimento attraverso il libro bianco, eccetera, credo che sia fondamentale, perché il tema della ripubblicizzazione è il tema che deve essere messo al centro delle questioni, ed è una partita talmente importante che fare i conti anche con la prossima amministrazione, anche se sarà un'amministrazione di centrosinistra, perché credo che mantenere chiaro il fatto che questo modello di sviluppo non ci interessa, ma che stiamo lavorando ad un altro tipo di percorso, a meccanismi di riappropriazione del reddito, a meccanismi di riappropriazione della città, a meccanismi di cambiamento del modello di sviluppo, credo che sia fondamentale. Mantenere la barra su questo ci consente pure di costruire mobilitazioni unitarie come stiamo facendo adesso, e soprattutto utilizzare in maniera preziosa tutto ciò che si muove nella città. Farla confluire dentro una grande mobilitazione come quella relativa agli stati di genere sociale probabilmente è un obiettivo che ci possiamo dare e che possiamo costruire insieme. Lavoratori, lavoratrici, precari, studenti, migranti, cioè tutti coloro che guardano ad un welfare sempre più assente, sempre più inadeguato, sempre più insufficiente, e che hanno molte cose da dire ad un'amministrazione. Un'amministrazione che se non è in grado di dare risposte, no, può pure andarsene e togliersi di torno, e noi dobbiamo essere quelli che facciamo cadere. Non dobbiamo aspettare che sia Rampelli a far cadere questa amministrazione, che siano le crisi interne a questa maggioranza a farla cadere. Costruiamo i meccanismi di mobilitazione di conflitto tali che facciano andare alle mani a casa senza aspettare il 2013.